Oggi il video lo farà Giovanni. Ha detto che è andato di là per prepararsi. Andiamo a vedere. Sta andando. Aprile, dolce dormire. Vorrà dire che farò io anche questo. Un carissimo saluto e benvenuti a questo nuovo video di Progetto Vita Sana. Oggi ci focalizziamo su suggerimenti da seguire per contrastare la stanchezza primaverile. L'astenia si identifica con carenza di energia, perdita di appetito, svogliatezza, scarso interesse, senso di affaticamento, difficoltà di concentrazione, sonnolenza diurna, stanchezza e mal di testa, un contesto spesso aggravato da allergie primaverili. Tutto questo accade perché il nostro organismo Vediamo quali strategie possiamo adottare per superare la spossatezza primaverile, che aiuti a bruciare i grassi, eliminare le tossine e stimolare la produzione di endorfine. Per disintossicarti puoi utilizzare il gel di aloe vera abbinato con Fantasia, ad esempio. A primavera anche l'integrazione è molto importante ed un supporto di vitamine e minerali è sicuramente consigliabile. Abbracciamo anche la nuova primavera con un atteggiamento solare, facendo passeggiate all'aria aperta e cercando di sentirci parte integrante del meraviglioso risveglio della vita, vincendo la pigrizia invernale e cambiando registro. Scusa Rita, ma questo non lo girarlo io? Sì, padre. Allora perché l'hai fatto te? Perché chi dorme non piglia pesce. Allora te lo dormire, non sono solamente stanco. Ciao!